Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra web TV, siamo qui per parlare tanto di nazionale italiana di calcio. Con noi il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici. Allora, il quotidiano nazionale di oggi, Il Resto è Carlino, La Nazione, Il Giorno, titola significativamente l'Italia in mutande. La sconfitta con l'Egitto fa storia, il gol di Homos subito, ma soprattutto la difficoltà dei veterani di Lippi di reggere il campo in questa Confederation Cup. Come andrà a finire Xavier? Beh, intanto con l'Egitto è andata finita veramente male, però tu ricorderai, e mi sei testimone, che in redazione, prima che le squadre scendessero in campo, quando abbiamo visto la formazione schierata da Lippi, ci siamo detti sarà durissima e c'è il rischio di sconfitta, che purtroppo è stato confermato dal campo. Lippi si ostina a non cambiare, sta commettendo gli stessi errori commessi da Enzo Berazzotto nell'86 in Messico, quando volle confermare a tutti i costi il blocco campione del mondo nell'82 e venne buttato fuori dalla Francia negli ottavi di finale. Per fortuna c'è ancora un anno di tempo, questa Confederations Cup ci deve mettere in stato d'allarme, sperando che Lippi domenica contro il Brasile capisca che non si può insistere sul centrocampo formato da Gattuso, da Pirlo, che sono in evidente debito d'ossigeno, per non dire di De Rossi, anche perché questi giocatori sono tornati in campo 72 ore dopo il match con gli Stati Uniti, e poi ci deve spiegare perché porti Santone in Sudafrica e faccia giocare Zambrotta, che purtroppo non sta in piedi. Lippi si è difeso dicendo: in questo gruppo ci sono ben 12 nuovi, ma di questi 12 in realtà giocano pochissimi, e questo sì, è il limite. Cioè, nel senso, non poteva portarne anche 18, perché se poi contiamo anche quelli che non ha portato dopo l'ottima amichevole con l'Irlanda del Nord a Pisa il 6 giugno scorso, ci rendiamo conto che ogni tecnico ha il diritto di fare le proprie scelte, però non può negare l'evidenza. Se contro gli Stati Uniti nella formazione iniziale ci sono 9 eroi di Berlino, se poi è costretto a cambiare nella ripresa e lo salva Giuseppe Rossi, se ieri sera però manda in campo un centrocampo formato dai campioni del mondo e questo centrocampo ha deluso, se in attacco rimescola le carte con Iaquinta, Giuseppe Rossi e Quagliarella, che nel primo tempo non capivano quale ruolo dovessero ricoprire, perché Iaquinta è partito sull'esterno come tornante e ha chiuso da prima punta. Giuseppe Rossi è stato risucchiato in questo marasma. Credo che il primo, che deve darsi una regolata, sia proprio il commissario tecnico. E le critiche devono essere accettate, perché anche il nervosismo che Lippi tradisce prima delle conferenze stampa, durante le conferenze stampa. Dopo le partite, non è un buon segnale. Sì, l'irritabilità, l'alta irritabilità del tecnico effettivamente è fastidiosa anche per chi si trova poi a intervistarlo. Mi riferisco anche agli stessi colleghi della RAI che sono in difficoltà, hanno un contratto che gli permette naturalmente di intervistare il CT a fine partita e si trovano di fronte a un'ostilità evidente. Ma torniamo alla tattica e alla strategia. Probabilmente il 4-3-3 che tanto Lippi ama non è un modulo particolarmente adatto a questa Italia. Oltretutto, se si deve cercare una combinazione tra attaccanti, almeno a mio parere, una coppia credibile potrebbe essere un assortimento di Toni con magari Rossi vicino, cioè due elementi di punta assolutamente diversi per caratteristiche fisiche, uno che apre gli spazi all'altro, uno che fa la torre e uno che fa la punta di raccordo intorno. Per esempio. Sono totalmente d'accordo, anche perché il calcio ci insegna che nei momenti di difficoltà è meglio abbandonare il 4-3-3 e ripiegare su un più classico 4-4-2, che consente di infoltire il centrocampo, quindi di rendere più solido il pacchetto centrale, avendo davanti la possibilità di assortire le punte. Il problema nel problema risponde al nome di Luca Toni. Un anno fa costò l'Europeo e la panchina a Donadoni. Parentesi, se Donadoni avesse perso con l'Egitto sarebbe stato linciato, chiusa parentesi. Un anno dopo Lippi insiste su Toni nella ripresa come se fosse la panacea dei mali azzurri, ma purtroppo Toni è fuori condizione. Io non l'ho mai visto così in crisi, io non l'ho mai visto così impacciato, non arriva mai primo sul pallone. Purtroppo questo Toni non serve alla nazionale. Molto meglio insistere su Giuseppe Rossi e su Gilardino prima punta, perché Gilardino aveva segnato due gol contro la Nuova Zelanda, dopodiché contro gli Stati Uniti non aveva giocato altrettanto bene, ma non vedo perché debba essere bocciato prima. Sì, anche se la stazza fisica è diversa, indubbiamente la capacità di Gilardino di agire anche da attaccante unico, comunque da riferimento centrale della squadra, può essere cosa che fa nella Fiorentina. Esatto. Bene, grazie Xavier Iacobelli. Grazie a voi. Ai prossimi appuntamenti con il calcio.